Amici di Directa Sport, buonasera dal Palacus di Cagliari, 14esima giornata del campionato di Serie A2 femminile di basket. Girone Nord, le padrone di casa del CUS affrontano la vice capolista Costa Masnaga. CUS che sta vivendo un momento piuttosto difficile, il successo infatti manca dall'ottava giornata, era lo scorso 18 novembre, 54-67 sul campo di Albino. Da quel momento in poi solo sconfitte, l'ultima abbastanza pesante nel derby prenatalizio contro il San Salvatore Selagius con il punteggio di 65-35. Costa Masnaga che vive ovviamente un momento molto diverso e che compete per ben altri obiettivi all'interno di questo campionato. Seconda posizione alle spalle del Geas, 22 punti, 11 vittorie, 2 sole sconfitte. Lo scorso anno la formazione allenata da coach Pirola, come ben ricorderete, è riuscita anche a vincere la Coppa Italia di categoria. Tema interessante di questa sfida, la presenza di due ex nelle fila di Costa Masnaga. Si tratta di Rulli e di Visconti, ci sarà modo di parlarne nel corso di questa telecronaca. Il primo attacco nel match da parte di Costa Masnaga non è andato a buon fine. Il CUS allora prova a rispondere con il possesso gestito da Sorrentino. In punta c'è Rossi, fa circolare poi per Rachele Niola. Continua la circolazione perimetrale, Borsetto cerca la penetrazione centrale, viene però fermata. Allora parte la transizione di Costa Masnaga, Del Pero dentro per la compagna numero 44. Si tratta di Malknecht, poi fuori il pallone all'indirizzo di Laura Meroni, cerca il giro sul piede perno, il tiro in allontanamento va a segno. Arriva il primo canestro di questa partita, a realizzarlo è Costa Masnaga. Il CUS cerca di prendere di sorpresa la difesa lombarda, Tomasovic si prende il tiro dalla lunga distanza, può metterlo, non è fortunata però in questo caso. Allora dall'altra parte Costa Masnaga che vanifica un possibile contropiede, partita che è iniziata con ritmi abbastanza elevati. Il CUS proverà in qualche modo a rendersi competitivo in una gara che, come detto, la vede abbastanza sfavorita dal punto di vista del pronostico. Qui Del Pero in contropiede solitario appoggia il comodo layup del 4-0 Costa Masnaga. Dall'altra parte c'è Niola, attirata su una sorta di raddoppio, riesce a scaricare poi in tempo utile all'indirizzo di Sorrentino. Sorrentino lavora sul blocco della compagna, poi torna fuori da Niola, attende l'uscita dal blocco di Tomasovic di Rossi. Il pick and roll giocato tra Caldaro e Rossi non trova una felice conclusione, altro contropiede abbastanza semplice concesso a Costa Masnaga, che ringrazia e che non ha certo bisogno di questi regali per riuscire a fare la voce grossa questa sera a Saduchesa. 6-0 per le ospiti che hanno dunque iniziato molto bene questa gara. Il CUS abbastanza in difficoltà, come potete vedere anche in questo caso, con questa banale persa da parte di Tomasovic, difesa aggressiva, anche questo un aspetto da sottolineare da parte delle ragazze di coach Pirola. Ora Malknecht non riesce nello scarico in angolo, la palla arriva comunque in direzione di Rulli per il tiro da tre punti, errore per Rulli che al CUS ha giocato in Serie A1, era la stagione 2013-2014, piazzato dalla media distanza che non va a buon fine per le universitarie. Allora attacca con calma Baldelli, stavolta lavora difesa schierata Costa Masnaga. Meroni attaccata forte ora da Rossi, il giro sul perno da parte di Meroni che non trova sbocchi. Allora ribalta il lato, tripla da 7 metri abbondanti presa da Costa Masnaga, la palla trova solo il tabellone. Tomasovic a rimbalzo e poi schema testa chiamato da Rossi nell'attacco del CUS. Tomasovic senza esitazioni va dentro, rischia il fallo di sfondamento, il fallo però è della difesa secondo l'interpretazione arbitrale. Ricordiamo le due giacchette grigie designate a dirigere questo incontro, si tratta di Marco Albertazzi e di Marco Ragionieri. Primo timeout della gara intanto chiamato da coach Federico Sciascia.
Non particolarmente soddisfatto Federico Sciascia dell'approccio alla gara da parte delle sue ragazze, sotto per 6-0 contro la vice capolista Cosna Masnaga. Qui Rossi prova a smarcarsi sulla rimessa, riceve Tomasovic, ancora il playmaker ex tra le altre Virtus Cagliari. Oltre l'arco c'è Rachele Niola che lavora sul blocco di Tomasovic. Rossi guarda dentro proprio per la compagna di squadra bosniaca. Scade il cronometro dei 24 senza che il Kus sia riuscito a creare in qualche modo un tiro a buona percentuale, un tiro di qualità. Rimessa allora dal lato in zona difensiva per Costa Masnaga, sempre padrone anche dal punto di vista mentale in questo inizio di partita, partita che però ancora lunga, vedremo se ci sarà spazio per la reazione del Kus. Baldelli bene in angolo, buona circolazione da tre punti a segno. Costa Masnaga che attacca invece con altissima qualità. Ora lanciato in contropiede, Caldaro va su forte, subisce il fallo, potrà andare in lunetta per due tiri liberi e cercare quindi di trovare almeno a cronometro fermo i primi punti in questa partita da parte del Kus Cagliari. Eugenia Caldaro, giocatrice che all'interno di una stagione finora complicata e comunque tra le note più positive del Kus, sempre a ridosso della doppia-doppia di media. Intanto sbaglia il primo tiro libero, dunque il Kus rimane ancora a zero. Ancora Caldaro che ci riprova, riesce a realizzare finalmente il primo punto della gara del Kus Cagliari. 9-1 il punteggio, palla in mano, Costa Masnaga sempre ad amministrare questo buon bottino di vantaggio. Il pick and roll laterale con Malknecht protagonista, palla in angolo, altro tiro da tre punti contestato non in maniera particolarmente aggressiva. Stavolta Costa Masnaga sbaglia e poi va a spendere il fallo Del Pero su Caldaro. Rimessa per il Kus, Del Pero, giocatrice che va a lasciare il campo, giocatrice dicevamo con degli importanti trascorsi, anche un importante presente a dire il vero dal punto di vista della partecipazione alle nazionali giovanili. Intanto il Kus che attacca con Sorrentino oltre l'arco dei 6.75. Rossi fronteggiata in maniera aggressiva da Meroni, mantiene aperto il palleggio e attende il piazzamento di Tomasovic per la giocata di pick and roll. Ora Caldaro gira su se stessa, coinvolge in angolo Niola, vuole attaccare il centro dell'area. Niola ci riesce allo scadere di 24 ma il suo tiro non trova fortuna. Costa Masnaga è già dall'altra parte, il pallone ribaltato per Meroni. In questo caso Meroni coinvolge poi Rulli, spalle a canestro, fermata in maniera vincente stavolta da Caldaro. Prova ad alzare il livello della propria difesa il Kus Cagliari, che ora si affida al palleggio di Borsetto. Si fa vedere Rossi, il taglio dentro ottimo da parte di Niola, canestro e finalmente un attacco ragionato che non a caso porta dei frutti da parte del Kus. Buona la scelta di tempo, il timing nel taglio da parte di Niola, buono anche il tempo del passaggio. Due punti realizzati nel cuore dell'area di Costa Masnaga, qui Malknecht non riesce a rispondere. Meno 6, palla in mano Kus, vediamo se riesce a tornare a contatto la squadra universitaria, mentre è pronto sul cubo dei cambi il primo avvicendamento con Giulia Ridolfi, sta per fare il suo ingresso in partita. Altro pick and roll tra Rossi e Caldaro, poi Tomasovic sceglie la penetrazione con la mano destra, è sfortunata in questo caso la giocatrice bosniaca, la sua prima esperienza nel campionato italiano. Attacca Costa Masnaga oltre l'arco ora con Giulia Rulli, c'è qualche problema per Borsetto che è rimasta a terra dolorante, viene interrotto il gioco. Borsetto che ha iniziato in ritardo questa stagione, meglio, ha iniziato assieme a tutte le altre compagne e poi nelle fasi comunque iniziali ha dovuto subire un lungo stop per infortuni, è tornata di recente, nulla di grave per lei. Rimessa dal fondo allora per il Kus Cagliari con Niola, si smarca Borsetto, qualche difficoltà per la sua ricezione, attirata su un raddoppio. Borsetto prova un po' alla cieca a trovare Ridolfi, ci riesce, qui l'ultimo tocco è di Malknecht, allora altra rimessa per il Kus che è riuscita in qualche modo, è riuscito in qualche modo a venire fuori da
questa difesa allungata abbastanza aggressiva da parte di Costa Masnaga, anche se vogliamo con un pizzico di fortuna in questo caso. Ridolfi per Caldaro, esce in palleggio oltre la linea dei 6,75, pronto il pick and roll, ma Borsetto va fino in fondo, lettura interessante, non riesce però lo scarico all'ultimo momento. Allora lanciato in transizione il quintetto di Costa Masnaga, trova il tiro da tre punti realizzato da Valentina Baldelli per il 14-3. Questo il punteggio piazzato a segno intanto dall'altra parte per Chiara Rossi, è un po' la specialità della casa. Gus che cerca di restare in qualche modo aggrappato a questa partita che ha già però preso un ben preciso indirizzo. Altra buona esecuzione per il tiro cadendo all'indietro da parte di Rulli. Errore, ma c'è il rimbalzo d'attacco e la tripla non contestata. Ancora una volta persa completamente Longoni, che ringrazia, mette a segno il più 12, Costa Masnaga su 17-5. Dall'altra parte c'è l'errore di Ridolfi, ma c'è anche il fischio arbitrale a comandare un fallo sempre per la squadra cagliaritana. Arrivano degli altri cambi, c'è l'uscita di Malknecht. E l'ingresso in campo da parte di Angelica Tibè. Rimessa dal fondo eseguita dalla Virtus. Ridolfi cerca fuori Rossi, sale per ricevere un'altra nuova entrata per il numero 9. Ci è sembrato di vedere Valentina Zucca per il Cuscaglieri. E così intanto il Cusca ha perso il pallone e stava per fare altrettanto Rulli, ha tirato anche lei su un raddoppio. C'è l'errore al tiro, ma un altro rimbalzo d'attacco conquistato da Costa Masnaga, che ora è padrone sotto i tabelloni. Cercata bene con la ricezione profonda, qui Rulli a segno per il 19-5. Costa Masnaga, difficoltà qui per Tomasovic, riesce comunque a ribaltare il lato per Zucca. Rossi chiama vicino a sé Ridolfi per la giocata di pick and roll. Ridolfi che poi si allarga, Rossi va fino in fondo ma sbaglia con la penetrazione. Poi la chiamata di palla contesa e la regola del possesso alternato che consegna il pallone ancora alle universitarie. È pronto un altro cambio per Federico Sciascia, richiamata in panchina Niola e c'è il ritorno di Sorrentino. Si smarca e riceve Ridolfi, in punta c'è Rossi, accoppiata in questo caso con Baldelli. Poi il fischio arbitrale, altro fallo commesso da Costa Masnaga, sta un po' troppo caricando di falli in questo primo quarto. Gus che riesce in qualche modo a impensierire le rivali, soprattutto nelle situazioni di uno contro uno. Stavolta è stata Zucca la protagonista. Zucca che realizza dalla lunetta il suo primo tiro libero. Valentina Zucca fa 1 su 2, il secondo è sbagliato. Allora Costa Masnaga si ripresenta nella metà campo offensiva, chiamata d'attacco da parte di Baldelli. Tibè non riesce a concludere, Sorrentino prova ad accelerare ma finisce col perdere il pallone. Longoni smarcata sotto canestro, si divora due punti che sembravano fatti, poi abbastanza irruento l'intervento di Sorrentino che viene richiamata e a mio giudizio anche graziata in questo caso. Con un gesto di stizza aveva calciato il pallone sulla struttura del tabellone, non arriva il fischio di fallo tecnico. Ovviamente Sorrentino ce l'aveva non con gli arbitri ma con se stessa per il grave errore commesso in precedenza, forse anche per questo motivo viene graziata. Intanto Longoni segna il primo libero, 2 su 2 per lei, 21-6, punteggio abbastanza eloquente al Palasport di Saduchessa. Ancora difesa allungata per Costa Masnaga e qui Rossi si trascina il pallone oltre la linea laterale. Al di là dell'oggettiva differenza tecnica tra le due formazioni,
non possiamo fare a meno di sottolineare quanto il Cus sia sceso in campo con un piglio tutt'altro che combattivo, tante palle perse anche per distrazione come nell'ultimo caso. Longoni attacca il mismatch con Tomasovic, realizza due punti facili. Ancora Costa Masnaga che domina contro una difesa abbastanza remissiva da parte degli universitari. Intanto c'è lo schema a testa chiamato da Rossi. Tomasovic, il taglio di Rossi, situazione interessante questa con uno schema ben eseguito. E anche era buono lo scarico di Rossi, in precedenza non è arrivato il canestro, non arriva il canestro nemmeno in seguito all'attacco di Costa Masnaga. Si continua a giocare, sta per terminare il primo quarto. Qui Zucca trova passaggio in direzione di Ridolfi, Tomasovic mette palla per terra, attacca il centro dell'area, scarica ancora per Ridolfi, buono il taglio di Sorrentino, sarebbero stati altri due punti di ottima fattura qui per il Cus, che ogni tanto ha degli sprazzi interessanti quando riesce a eseguire appieno i propri giochi offensivi. Ancora palla in mano per le rossoblu con possesso come sempre gestito da Chiara Rossi. Prova a smarcarsi Tomasovic, ora un pizzico di confusione su quel lato, arriva Ridolfi per il gioco a due con Zucca, piazzato dalla media, ben preso e mandato a segno da Valentina Zucca, una delle giovani del settore giovanile cussino, protagonista di buonissimo approccio alla gara. 23-8 il punteggio, cade il cronometro del primo quarto. Costa Masnaga in ogni caso domina a Saducesa sul 23-8. Inizia il secondo quarto, il primo attacco è per Costa Masnaga. Qui la linea di passaggio sporcata. E la rimessa dal fondo per le Lombarde con un'altra ex di questa partita, ovvero Alessandra Visconti, che si è aperta per la ricezione. Tiro da tre punti, ora ha sbagliato da parte delle biancorosse, che continuano però a lavorare bene. A rimbalzo arriva canestro comodo realizzato in questo caso da Giorgia Balossi, ed è il canestro del 25-8. Tomasovic tende l'uscita di Caldaro, si fa vedere Sorrentino, è impreciso il suggerimento per Rossi, non c'è stata deviazione da parte della difesa. Allora palla recuperata da Costa Masnaga e torna Rachele Niola per provare ad alzare un po' il volume dell'intensità difensiva. Balossi dal palleggio sceglie il blocco di Visconti, va in angolo da Longoni, non c'è spazio mentre si propone Visconti, anzi Tibe per la ricezione in post, non c'è bisogno perché la compagna realizza prendendo bene il centro dell'area. 27-8 Costa Masnaga che esordisce nel secondo quarto con un mini parziale di 4-0 che le permette di portarsi addirittura sul più 19. 27-8 il punteggio Saducchessa, gara abbastanza a senso unico fino a questo momento. Sicuramente non la migliore occasione per il Cus, questa per riuscire a tornare al successo, successo che come detto manca dallo scorso 18 novembre. Sbaglia Niola intanto con questo tentativo, poi la lotta a rimbalzo che premia Costa Masnaga. Le Lombarde riescono a tornare nella metà campo offensiva, buone le risposte anche da parte del secondo quintetto di coach Gabriele Pirola. Sta per scadere il cronometro dei 24, si prende un'altra iniziativa personale, Longoni ancora a segno, allunga questo parziale aperto. Costa Masnaga ora di 6-0, 29-8 più 21. Tomasovic cerca Sorrentino, non aveva però
buona posizione vicino al canestro, la compagna. Allora Tibè ribalta per Longoni, che vuole mettere ordine. È pronta per la ricezione in post basso Visconti. Il tiro in allontanamento contro Sorrentino è sbagliato, ma la stessa Visconti approfitta della dormita a rimbalzo delle rivali e va a recuperare il pallone. Extra possesso Costa Masnaga. Ora il pick and roll tra Longoni e Visconti che non si completa. Tomasovic contropiede, 3 contro 1, realizza la bosniaca. Primo canestro del secondo quarto per il Cus, che ora va a recuperare anche il pallone. Attenzione a Niola, Tomasovic dentro, Sorrentino stoppata da dietro e poi completa il recupero Longoni. Balossi dall'altra parte va a coinvolgere Tibè, che batte facilmente con il giro dorsale Tomasovic, abbastanza arrendevole, anche alta sulle gambe, cattiva posizione difensiva per Natasha Tomasovic nell'ultimo caso. Attacca dal palleggio Elena Borsetto, si propone con il taglio ma non viene servita Niola, tripla senza gran ritmo e sbagliata da parte di Tomasovic. Borsetto a rimbalzo riesce solo a toccare, il pallone viene assegnato a Costa Masnaga per la rimessa dal fondo. Sul punteggio, che lo ricordiamo, vede avanti le ospiti sul 29-10. C'è un'altra partita ovviamente in questo girone nord che coinvolge questa 14ª giornata, una compagine sarda, e la sfida del Pala Carzaniga tra Geas Sesto San Giovanni e San Salvatore Selargius. Intanto realizza Mike Necht per il 31-10. Dicevamo, sfida anche questa abbastanza difficile, forse anche dal pronostico chiuso se vogliamo, per le ragazze di Coach Staico, che dovranno fare a meno di due pedine molto molto importanti come Valentina Fabbri e Delia Gagliano. Dunque batteria di lunghe abbastanza sguarnita e situazione decisamente non ottimale per provare l'assalto in casa della capolista. Ovviamente Costa Masnaga andrebbe ad approfittare di un eventuale passo falso della squadra di Coach Zanotti, che però non ne vuole sapere. Una nuova battuta d'arresto dopo quella accusata nell'ultimo turno contro Alto. 1-2 intanto dalla lunetta per Sorrentino. 31-11, comodo più 20 per Costa Masnaga. Balossi riceve il consegnato da parte di Del Pero, che nel frattempo è tornata sul parquet. Rulli in angolo, ribalta bene per Del Pero. Il close out di Borsetto non è irresistibile in questo caso, ma riesce in qualche modo a recuperare la posizione. L'errore con il rimbalzo ancora conquistato da Mike Necht. Tomasovic marca la propria rivale posizionandosi di schiena. Situazione abbastanza singolare questa. Altra buona circolazione perimetrale per Costa Masnaga. Ne nasce un tiro aperto da tre punti, piedi per terra, mandato a segno per il 34-11. Ora altra palla persa, Del Pero ne approfitta, prova a lanciare qui la propria pivot, che ha il proprio bel da fare contro due giocatrici del Cus. Infatti finisce col perdere il pallone. Cus che prova ad attaccare ora in situazione di 3 contro 4. Ora recupera a pieno Costa Masnaga, tripla frontale per Niola, sbagliata, poi buon lavoro con il tagliafuori da parte delle biancorosse. Del Pero ribalta sull'angolo opposto, c'è Macknecht che prende bene posizione in post basso nel mismatch con Borsetto. Due punti facili anche in questo caso, 36-11. E ancora Coach Pirola che comanda questa difesa allungata, non sempre attaccata benissimo dal Cus. Stavolta Zucca non riesce a inquadrare il canestro, il suo pallone prende lo spigolo basso del tabellone addirittura. Del Pero dentro per Mike Necht, pallone intercettato da Ridolfi. Attacca dal palleggio Zucca, abbiamo sottolineato il suo buon apporto nel corso del primo quarto. Qui riesce con qualche problema a servire Niola. Tomasovic, un buon passaggio di riapertura per Ridolfi, tripla ben presa ma sbagliata. Recupera il rimbalzo il Cus. Caldaro cercava di prendere posizione contro Balossi per sfruttare il proprio vantaggio fisico.
La ricezione non si completa, ennesima palla persa da parte delle universitarie, si rimane sul 36-11, uscirà ancora Rachele Niola. Tornata Chiara Rossi per provare a tamponare l'emergenza in cabina di regia. Qui è libera in angolo Rulli. Errore, ma Mikenet tiene vivo a rimbalzo. L'attacco ora da parte di Baldelli. Accoppiata con Rossi, Mikenet. La giocata di pick and roll, riesce a trovare l'equilibrio per il tiro contro Tomasovic, 38-11. Con il canestro da parte della lunga in canotta numero 44. Tomasovic per Zucca, fuori da Chiara Rossi. Caldaro va a bloccare per l'uscita di Zucca. Viene impedita però la ricezione, allora gioca l'uno contro uno in post basso con competenza. In questo caso Eugenia Caldaro, 13-38. Qui si palleggia su un piede del Pero, prova a rincorrere il pallone, non riesce però a evitare l'infrazione di campo e il Cus può tornare nella metà campo offensiva. Ridolfi per Tomasovic, chiamato lo schema testa. Il blocco di Caldaro che si era posizionata in post alto. Rossi dà un'occhiata verso Tomasovic, spalle a canestro, sceglie poi in punta Ridolfi, la finta di consegnato e poi il passaggio improvviso dentro per Caldaro, che però nemmeno in questo caso aveva buona posizione per ricevere la palla. Buon recupero intanto difensivo da parte della giocatrice in canotta bianca numero 8. Ancora Caldaro oltre l'arco, sceglie Rossi. Ora può fermo l'attacco del Cus, allora deve improvvisare. Rossi prende un piazzato dalla media distanza, sfortunato, il pallone fa dentro e fuori. Il Cus potrà rimanere però in attacco con la rimessa dal fondo. Tomasovic non riceve dopo l'uscita dal blocco. C'è Rossi che poi serve Zucca, prova ad attaccare Baldelli dal palleggio. Tomasovic con il blocco va fino in fondo e segna il sesto punto della sua partita. Valentina Zucca ancora produttiva nella metà campo d'attacco per il Cus. Baldelli dal palleggio, serve il taglio da parte di Mikenet. Buona difesa in questo caso per il Cus, che prova di tanto in tanto ad aumentare l'energia difensiva, non sta riuscendo però a trovare continuità. Ora Ridolfi per Caldaro, costretta a riaprire per Tomasovic. Buona la partenza in palleggio, buono lo scarico. Caldaro però si divora un canestro fatto, ovvero una ghiotta chance fallita dalla lunga in una situazione molto comoda. Tomasovic era stata brava a battere la sua avversaria con il primo passo, era arrivato l'aiuto. Caldaro era sola sotto canestro, non è riuscita però ad appoggiare nel migliore dei modi il layup. In angolo Rulli, attacca il centro dell'area, il tiro cadendo all'indietro contro Tomasovic. Gran canestro qui da parte della giocatrice di Costa Masnaga. Le Lombarde allungano sul 40-15, gara che continua a essere senza storia. Tanto Rossi chiude il palleggio su un raddoppio, riesce comunque a far pervenire il pallone verso Ridolfi. Rossi ancora, vorrebbe servire Caldaro che però è marcata bene da Del Pero. Del Pero riesce ad anticipare, meglio a toccare, a sporcare questo pallone, che verrà offerto ancora al Cus per la rimessa dal fondo.
Si può finalmente riprendere a giocare dopo una lunghissima pausa. Qui Rossi non riesce a trattenere il pallone tra le mani, ancora perse in grande banalità parte del Cus Cagliari. Anche da questi segnali si evince cattivo momento dal punto di vista psicologico della squadra di coach Sciascia, che come detto può cercare punti in questo genere di partite. Punti salvezza da conquistare arriveranno più avanti nel corso del campionato. Intanto arriva un'altra segnalazione di fallo. E la rimessa dal fondo per Costa Masnaga, eseguita da Balossi. Rulli in uscita dai blocchi. Canestro comodo per il 42-15. Ancora difesa, diciamo così, non particolarmente aggressiva da parte del Cus. Qui un passaggio che non poteva in alcun modo arrivare a destinazione. Rulli in abbondante anticipo sulla traiettoria, poi si proietta in zona d'attacco, viene fermata dal fallo. Tornerà intanto Ridolfi al posto di Tomasovic. Non granché la sua prova fino a questo momento. Abbiamo visto giornate migliori. Natascia Tomasovic, giocatrice interessante, buona presa sul mercato da parte del Cus. Ricordiamo che ha la sua prima esperienza lontano dalla madrepatria. Tanto Baldelli con un tiro molto corto, Malknecht non riesce a mantenere il pallone in campo e si riprenderà con la rimessa dal fondo per il Cus. Siamo ormai nelle battute conclusive del secondo quarto. Termina così 42-15 per Costa Masnaga. Inizia il terzo quarto a Saduchessa. Porsetto dal palleggio, non trova spazio Tomasovic. Sorrentino servita, termine di un'altra circolazione perimetrale. Caldaro mette palla per terra, stoppata in maniera veemente in questo caso da Meironi. Cus subisce un'altra stoppata, stavolta Malknecht su Sorrentino. Poi il contropiede 2 contro 2 non riesce ad andare fino in fondo. Giulia Rulli spinta in maniera abbastanza evidente, fallo che tradisce anche un po' di frustrazione da parte delle padrone di casa, come detto stoppate due volte nella precedente azione d'attacco. Subentrata anche un pizzico di sfiducia ora, come è legittimo che sia, sul punteggio, lo ricordiamo, di 42-15 per Costa Masnaga. Costa Masnaga che deve solamente badare ad amministrare il vantaggio e continua intanto a realizzare ancora dalla lunga distanza per il 45-15 più 30. Partita ormai abbondantemente chiusa, ma probabilmente lo era già se dopo il primo quarto. Sorrentino cerca il tiro e arriva la terza stoppata di fila. Tutte stoppate peraltro pulite sul pallone, solamente Cuoio anche in questo caso un altro fallo speso. Baldelli sul raddoppio, stavolta produttivo, Niola a segno. Primo canestro del secondo tempo per il Cus. Siamo sul 45-17. Baldelli. Arriva Meironi. Pick and roll laterale con Malknecht, che poi lavora contro Tomasovic. Fuori coinvolta Rulli. Resto il tiro comodo. Il Cus glielo concede ancora una volta. Errore stavolta per Rulli, poi trovata, smarcata sotto canestro. Caldaro, il pubblico applaude in maniera convinta questo buon attacco da parte del Cus, che è riuscita a prendere di sorpresa la difesa di Costa Masnaga. Stavolta concesso un attacco addirittura 3 contro 1. Rulli subisce un altro fallo terminale.
si rialza abbastanza dolorante. Giulia Rulli, giocatrice che in passato ha fatto parte anche della nazionale italiana Under 20, ora si presenta in lunetta per due tiri liberi. Ho detto esperienza al CUS in A1 nella stagione 2013-2014, dentro il primo per Rulli, dentro anche il secondo. Prova a rispondere il CUS con Niola. Sorrentino guarda il canestro, spara da tre punti e va a segno. Ora realizza con continuità il CUS Cagliari, ma concede allungando la difesa degli attacchi in sovrannumero a Costa Masnaga. Stavolta le lombarde non ne approfittano. Borsetto in angolo da Sorrentino. Tomasovic prova a prendere la linea di fondo contro Magnet. È buono lo scarico, è buono anche il passaggio per Sorrentino, che però stavolta sbaglia con il tiro dalla media distanza. Corre Visconti, offerto poi il pallone a Rulli, che attacca, scarica in angolo da tre punti. Visconti sbaglia, rimbalzo lungo conquistato da Rachele Niola. Provava a servire Sorrentino con un passaggio un po' avventuroso, non è arrivata la deviazione che chiedeva Sorrentino. E allora palla persa con rimessa in zona difensiva per Costa Masnaga, avanti sul 47-22. Schema a testa ora per le ospiti. Si inizia con un doppio post alto con Baldelli che sceglie il blocco di Rulli. Arriva la palla persa, persa anche però per Sorrentino. Baldelli a segno con il piazzato dalla media distanza. E anche quando Costa Masnaga si concede di passaggi a vuoto, il CUS commette delle ingenuità che permettono alle rivali di andare comunque a segno. Altra stoppata pazzesca stavolta di Malknecht sul tiro da tre punti di Niola. CUS torna in possesso in qualche modo del pallone. Niola prova a coinvolgere Sorrentino, tiene bene con lo scivolamento difensivo però la sua avversaria. Niola sbaglia da tre punti, rimbalzo per Rulli. Prova a correre dall'altra parte Visconti, mette ordine invece Rulli, anzi si trattava di Baldelli, il consegnato, poi l'anticipo in questo caso da parte di Caldaro. Prova e riesce a trovare l'equilibrio per il tiro contropiede con la mano destra. 24-49, ancora difesa allungata da parte del CUS. Costa Masnaga ne viene fuori senza problemi. Baldelli come sempre a gestire le operazioni. Persa per un attimo Visconti, che allora può lavorare contro Tomasovic, sbaglia con la mano sinistra, ultimo tocco a rimbalzo poi da parte di una giocatrice universitaria e rimessa in attacco per Costa Masnaga. Fase centrale del terzo quarto con qualche sprazzo offensivo soprattutto interessante da parte del CUS, ovviamente non è abbastanza per provare a impensierire una Costa Masnaga che resta assolutamente padrona di questa partita, come testimonia del resto il punteggio. Buon giro sul perno partendo dal gomito per Rulli, cade per terra, scade il cronometro dei 24, stavolta arriva anche una buona difesa allora da parte del CUS, che non concede un tiro comodo a Costa Masnaga. E riparte Elena Borsetto, ora chiamata a giostrare in cabina di regia. Difesa a zona fronte pari comandata da coach Gabriele Pirola. Intanto Tomasovic prova a uscire per ricevere, c'è una linea di passaggio pulita per Niola. Sorrentino attacca forte il centro dell'area e subisce un'altra stoppata, stavolta il Rulli protagonista, se non andiamo errati la quarta stoppata subita dal CUS in questo terzo quarto di gioco. 51-24, situazione questa che testimonia che la poca convinzione in alcuni casi in cui le universitarie cercano il tiro, ma c'è anche una differenza di fisicità notevole in questa partita che va assolutamente sottolineata. Tomasovic e Caldaro non sempre riescono a opporsi alla fisicità di Malknecht e di Visconti, e anche il reparto
sia delle guardie che delle ali, abbastanza ben fisicato per Costa Masnaga. Intanto Sorrentino in lunetta con due tiri liberi. Sbagliato il primo, anche con un po' di sfortuna. Si rimane sul 51-24. Sorrentino sbaglia anche il secondo. Rimbalzo comodo per Rulli. Baldelli ha preso bene posizione Malknecht su Ridolfi. Riesce a tagliarla fuori usando bene il fisico. Buoni fondamentali anche per nello smarcamento per la numero 44 biancorossa. Si riprende con la rimessa dal fondo a favore delle ospiti. Visconti guarda il canestro, poi va fuori da Baldelli, tiro da due punti molto molto corto. Sorrentino sul pallone vacante, ultima deviazione da parte di Visconti. Allora ripartono per l'ennesima volta le ragazze di Sciascia, stavolta a imbastire la trama d'attacco in Iola. Sempre difesa a zona per Costa Masnaga, invitata al tiro Zucca, un cross però per lei, ricordiamo 6 punti. La partita di Valentina Zucca probabilmente la nota più lieta, questa partita abbastanza grigia del CUS Cagliari. L'errore è altro rimbalzo conquistato proprio da Zucca. Niola corre, linea di passaggio qui scontata, Visconti intercetta, poi Baldelli. Ribaltato il lato, Visconti dentro, il passaggio no look, forse un po' pretenzioso in questo caso, Tibè non era pronta per la ricezione. Schema 2 intanto nell'attacco del CUS, Zucca in punta, Sorrentino restituisce palla, propria compagna di squadra. Caldaro fuori, buona circolazione contro la zona, stavolta per il CUS, tiro ben preso stavolta da Sorrentino. Prova a correre Tibè in contropiede, è brava a trovare l'equilibrio, ad arrestarsi in tempo utile prima di commettere l'infrazione di passi. 53-24. Pronta a tornare Del Pero intanto per Costa Masnaga, qui persa Sorrentino in ritardo il close out, ha scelto poi lo scarico per Caldaro che però ha sbagliato. Longoni, partenza ottima, una situazione di post da parte di Baldelli che però ha tirato una mattonata contro il tabellone. Niola chiama in causa sul lato Caldaro. Ridolfi prova a farsi vedere, commette l'errore di cercare con un po' troppa insistenza il pallone, in questo caso Alessandra Visconti. Allora i due arbitri, ricordiamo Marco Albertazzi e Marco Ragionieri, optano per il fischio. Doppio cambio, escono Meroni e Baldelli, tornano Del Pero e Balossi per Costa Masnaga. C'è un cambio anche per il CUS, primo ingresso in questa partita di Lavinia Gaetani, giocatrice molto molto giovane che ha avuto modo di segnalarsi con delle buone prestazioni nel corso delle prime gare del girone d'andata, quando coach Sciascio ha dovuto fronteggiare una lunghissima serie di assenze. Lei e Madeddu sono state a lungo delle note molto molto liete. Intanto trova il canestro con un bel passo di incrocio, in questo caso Caldaro, per il 26-53. Dicevamo bene Gaetani e Madeddu su tutte, quest'oggi bene anche Zucca. CUS che dovrà ovviamente vincere delle partite per riuscire a ottenere ancora la permanenza in Serie A2. I valori, i contenuti tecnici non mancano questa squadra. Intanto errore da sotto canestro sempre per gli universitari, diciamo i valori non mancano. Al di là di questo, il girone di andata caratterizzato come detto da una lunghissima serie di sconfitte è stato comunque utile per la crescita di tante giovani. È stato forse questo girone d'andata, provando a forzare un po' il concetto, uno spot per il
settore giovanile cussino, che ha delle individualità da spendere anche nei campionati nazionali. Questo è un buon segnale anche per tutto il movimento del basket sardo, che ha bisogno di nuove giocatrici da proporre nel panorama nazionale. Sta per scadere intanto il cronometro del terzo quarto. Dominio Costa Masnaga, 56-26. Siamo già entrati in quello che in gergo viene definito il garbage time, con la gara che ha poco da offrire dal punto di vista dei contenuti. E a proposito di giovani, c'è campo ora anche per Anna Santoru. Tiro da tre punti per Zucca sul secondo ferro. Visconti a rimbalzo del Pero. Sguardo al cronometro. Cambio di mano del Pero. Prova a ribaltare il lato. Leggermente in ritardo Gaetani, in questo caso con lo scivolamento. Allora arriva il fallo. Non ci sono liberi per Costa Masnaga. Non ha ancora raggiunto il limite di falli nel quarto. Allora si riprende con la rimessa dal fondo. Visconti va da Del Pero, manca poco. Del Pero si prende una tripla da lunghissima distanza. Errore. Allora termina il terzo quarto a Saduchessa. Come ho detto, dominio Costa Masnaga più 30 sul CUS, 56-26 il punteggio. Inizia l'ultimo quarto e non inizia bene per il CUS. Subito una palla persa. Balossi ne approfitta per il 58-26. Zucca cerca uno scarico difficile, davvero molto difficile per Ridolfi. Balossi dall'altra parte, tiro da tre non contestato ma sbagliato da Costa Masnaga. Tap out a rimbalzo produttivo da parte di Tibè, da tre punti anche Visconti. A segno 61-26, grandina sul CUS Cagliari a questo punto. Ridolfi per Tomasovic, fuori da Zucca. Si propone sempre Ridolfi per il blocco. Ancora un canestro da parte di Valentina Zucca. 28-61, ottavo punto della partita di Zucca. Mentre Santoru prova a battere dal palleggio Del Pero, ma si trascina il pallone oltre la linea laterale. Balossi consegna a Del Pero, attaccata da Santoru. Ancora doppio post alto nell'ingresso del gioco offensivo per Costa Masnaga, piazzato dalla media abbastanza comodo per Del Pero, ma c'è l'errore. Scivolerà via in maniera abbastanza rapida. Immaginiamo questo ultimo quarto con le due squadre che ormai la testa rivolta ai prossimi impegni, con risultato assolutamente acquisito. Ovviamente si cercherà di rendere il più allenante possibile anche questo ultimo quarto, proprio in vista delle prossime partite. Altra stoppata alle spalle, stavolta su Tomasovic, ma c'è il fallo in questa circostanza. Balossi era colpevole per Costa Masnaga. Due tiri liberi per Natasha Tomasovic. E dentro il primo, 29-61. 2-2 per Tomasovic. Meno 31, CUS con difesa allungata, anche in questo caso fa tutto da sola. Fa bene Balossi, quel consegnato per Del Pero. Sul perimetro Visconti, spalle a canestro, c'è Longoni che lavora contro Gaetani. Il tiro cadendo all'indietro è sbagliato, ma c'è Tibea, rimbalzo, riapre, poi di tocco per Longoni da tre. Altro errore, ma altro buon attacco per Costa Masnaga. Poi situazione confusa e anche abbastanza comica, con tre giocatrici canotta biancorossa che erano
terminate tutte e tre assieme a terra, scontrandosi tra di loro. C'è necessità ovviamente di asciugare il parquet. In precedenza vi abbiamo parlato nelle due ex, abbiamo detto di rulli. Visconti invece è stata al CUS sempre in A1 un anno prima, era la stagione 2012-2013, dunque non si sono incrociate le due in terra cagliaritana. Lunga pausa della partita, si riprende Borsetto a servire Gaetani, avrà a disposizione minuti importanti per provare a farsi notare. Linea Gaetani fermata anche lei da qualche infortunio nella fase finale del 2017. Quest'oggi torna in campo. Qui il taglio backdoor proprio da parte sua. Borsetto si mette in proprio, subisce il fallo. Eseguire la rimessa a Borsetto. C'è Gaetani che non si intende con Santoro, palla persa da parte del CUS Cagliari. Longoni riceve sulla rimessa, coinvolge poi Del Pero, due palleggi e poi il passaggio in avanti in direzione di Balossi. Si resta lì, dicono gli arbitri, rimessa dal fondo per Costa Masnaga. Caldaro è abbastanza in disaccordo con la decisione arbitrale, intanto è uscita Gaetani, tornata Niola. Tiro da tre punti per Del Pero sul primo ferro, a rimbalzo l'energia di Tibel, tiro in semigancio è sbagliato, si resta lì, il CUS riesce a tornare in possesso del pallone con Borsetto. Chiamata offensiva, Tomasovic si apre, poi blocca per l'uscita di Niola che riceve il pallone, altro blocco di Niola per Santoro, si va però dall'altra parte, c'è Borsetto che si scontra sul muro difensivo eretto in questo caso da Tibè, poi l'errore con il tiro dalla lunga distanza, il pallone lungo viene controllato da Longoni che lancia in contropiede Tibè, un pallone sparato con un po' troppa potenza, non può essere recuperato dalla lunga di Costa Masnaga. Esce Tomasovic e entra Ridolfi intanto per il CUS. Borsetto dal palleggio, Santoro contro Del Pero, non riesce a batterla l'uno contro uno, allora Ridolfi che si è fatta male, in questo caso rimane ferma, dolorante, allora arriva l'intervento arbitrale per permetterle i soccorsi. Colpita probabilmente al volto. Ridolfi addirittura costretta a uscire, così come Santoro. Allora ridisegna il quintetto Federico Sciascia, Sorrentino, Tomasovic, Borsetto, Niola e Caldaro. Queste le cinque giocatrici in campo per la compagine cagliaritana. Longoni, Tibè, Balossi, Del Pero e Visconti invece per Costa Masnaga. In questo ultimo quarto di gioco Tibè va dentro, segna con il fallo. Bel gioco a due in questo caso. Tibè riesce a concludere con energia, attaccando forte il canestro. 63-30. Non riesce a completare il gioco da tre punti Tibè.
Dall'altra parte Borsetto per Caldaro, consegnato ancora per Borsetto, è pronta a Caldaro a bloccare Del Pero, però rimane con Borsetto e per poco non arriva il recupero di palla rimessa dal fondo sempre per le universitarie. Niola a eseguire la rimessa dal fondo, Tomasovic prova a mettere palla per terra contro Tibè, la via però è sbarrata, allora il tiro dalla media realizzato da Caldaro in questo caso, canestro del 32-63. Balossi, si lavora per l'uscita di Visconti, c'è il recupero di palla da parte di Tomasovic. Borsetto incaricata di portare palla in zona d'attacco, cede per Tomasovic, tiro dall'angolo realizzato ancora da parte di Caldaro per il 34-63. Poi anticipo sulla rimessa da parte di Borsetto, Costa Mosdaga sembra aver staccato un po' la spina. Qui errore abbastanza inspiegabile con Caldaro che spara alto il pallone, Tomasovic era portata vicino a lei, una situazione di taglio. Il tentativo sbagliato da parte di Niola, recupera il rimbalzo Del Pero. Longoni prova ad accelerare, si arresta, poi prova ad aprire oltre l'arco. Longoni, giro sul perno, fermata bene da Borsetto, pronto a bloccare Visconti, riceve il pallone contro Tomasovic, servito il taglio di Tibè, non trova lo spazio per la conclusione, allora riapre in direzione di Balossi, il tiro dopo il giro sul perno realizzato da parte di Balossi, bel canestro da parte della playmaker uscita dalla panchina per Costa Masnaga, 65-34. Altro fallo qui speso su Niola che provava ad attaccare il ferro. Due tiri liberi per Rachele Niola, il primo è dentro, 35-65, diventa 36-65 in virtù del 2-2 dell'ex giocatrice di Vigarano tra le altre. Stavolta allenta un po' la pressione la squadra di Sciascia, mentre registriamo l'ingresso in campo con il numero 12 di Francesca Caddeo sempre per il Cuscagliari. Linea di fondo e poi suggerimento per Del Pero, scade il cronometro dei 24, si continua a giocare, Visconti è più lesta di tutte ma non riesce ad andare su per la conclusione, recupera Caldaro, offre il pallone a Borsetto, poi proprio Caddeo dà un'occhiata a Tomasovic che si propone per la ricezione in posto, il pallone arriva con abbondante ritardo, Tomasovic aveva perso il tempo per la ricezione, allora si rimane così mentre ci sono degli altri cambi, ovviamente abbondante spazio alle giovani e giovanissime in questo finale di partita sul 65-36 in favore di Costa Masnaga. Malossi dentro per il canestro realizzato da Tibè, torna sul più 31 Costa Masnaga. Borsetto per Tomasovic, esce forte dai blocchi con il numero 13, anche lì nuova entrata Alessandra Aielli, ha recuperato il pallone da Costa Masnaga. Longoni
qui coinvolta Tibè vicino al canestro, ha notevole vantaggio di centimetri contro Caddeo, non riesce comunque a trovare il canestro. Caddeo dentro da Caldaro, voleva il fallo Caldaro, non viene accontentata, poi si spiega con il direttore di gara. Circolazione, l'attacco per Costa Masnaga, e tiro da tre sbagliato da Del Pero, persa Balossi, riesce però poi a tornare Aielli che è già nella metà campo d'attacco del CUS, attende il piazzamento delle compagne per avviare il gioco offensivo, il pallone sparato sulle caviglie di Caldaro che riesce comunque a raccoglierlo, cercava anche poi di servire il taglio di Santoru, realizza Santoru fornendo un motivo di gioia per il pubblico del Palacus, soddisfazione personale per Santoro, intanto concessa la linea di fondo a Del Pero che ringrazia e attacca forte il ferro, subisce il fallo, due liberi per lei, 67-38 il punteggio. Abbiamo detto di Beatrice Del Pero, giocatrice interessante, tenuta d'occhio dalle selezioni giovanili, ha realizzato il primo libero per il 68-38, rotondo più 30 Costa Masnaga che torna a essere più 31 su 69-38. Aielli, arriva il blocco di Caldaro, poi anche quello di Borsetto. Palle a canestro, Santoru contro Meroni non può fare tantissimo, poi il tiro sbagliato da parte della giocatrice del CUS. Qui Tibè elude l'intervento di Aielli con un bel movimento, arriva il fallo speso, in questo caso da Caddeo, se non abbiamo visto male, liberi anche per Tibè. Partita che, come abbiamo sottolineato più volte, ha veramente poco da dire. A questo punto si cerca la soddisfazione personale da parte delle giovanissime, si cercano in generale dei segnali da parte delle ragazze del vivaio. Intanto errore col primo, canestro invece col secondo, tiro libero per Angelica Tibè. Caddeo dal palleggio, Aielli, coinvolta in angolo Borsetto. Caddeo prova a liberarsi nel pitturato, poi il tiro dall'angolo a segno ancora da parte di Zucca, se non abbiamo visto male, e così siamo sul 40-70. Linea di fondo per Meroni, il taglio di Longoni, la riapertura in angolo e poi extra pass. Del Pero esita prima di prendere il tiro da tre punti, ma lo manda comunque a segno per il 73-40. D'altra parte il CUS con Santoru, Caddeo con Aielli che si proponeva per la ricezione in punta, il taglio di Borsetto che è l'unica giocatrice non sarda in questo quintetto schierato nel finale da parte di Sciascia, trova il punto del 73-42. Balossi, si sono fermate le giocatrici, termina qui Costa Masnaga, sbanca il Palasport di Saduchessa con il punteggio finale di 74-42. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming.
Diretta Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Diretta Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.direttasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Diretta Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni.